Ok, allora mettiamo il focus un attimo sul concetto di consenso al trattamento, perché sembra banale. Cosa dice il GDPR in materia di consenso? Ci dà una definizione, no? Sempre nell'articolo 4, che è quello in cui ci sono tutte le definizioni. Allora, ci dice che è considerato consenso qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso mediante dichiarazione oppure un'azione positiva inequivocabile che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento, no? Quindi o una dichiarazione oppure cioè un sì accetto, oppure quello che succede con i siti web, no? Quando ci compare l'informativa sui cookies, no? Ci dice, questo sito raccoglie cookies, però anche se voi non schiacciate su consento, ma continuate a navigare nel sito, dopo qualche secondo la schermata scompare e quella è considerata un'azione positiva inequivocabile, cioè il fatto che loro mi abbiano avvisato, io ho, come dire, ignorato e ho continuato a navigare in quel sito e quindi vuol dire che inequivocabilmente volevo continuare, quindi implicitamente stavo dando il mio consenso, capite il concetto? E niente, quindi questa è la definizione, ma poi per andare un attimo a un livello di dettaglio maggiore andiamo a vedere cosa dice il considerando 32. Il considerando sono quelle annotazioni che accompagnano le norme del GDPR, no? Il GDPR ha gli articoli, ma poi ha dei considerando che sono lunghissimi, che spiegano di volta in volta il perché si è scritta la norma in un modo e del come va interpretata una norma e come considerare una certa situazione. Il considerando 32 si occupa proprio del consenso e dice che dovrebbe essere, vedete, il consenso dovrebbe essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento di dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta o attraverso mezzi elettronici o anche orale, cioè scritta vuol dire metto un sì o una croce con la mia firma su un modulo cartaceo o su un modulo inviato via email. Attraverso mezzi elettronici, cioè il mettere un clic su una barra, cliccare su accetta o semplicemente continuare a navigare, quindi registrare, no, il titolare del sito può registrare il fatto che io sono stato avvisato e pochi secondi dopo sono andato avanti a navigare. Oppure orale, cioè è espressione del consenso anche, che ne so, il ricercatore che sta facendo delle interviste per la sua tesi di laurea, invece di far firmare le liberatorie, registra con la videocamera e dice, prima di iniziare l'intervista, lei mi conferma che è d'accordo al trattamento di questi dati e lui tiene questa registrazione orale, questo pezzo di registrazione come prova del suo consenso. Quindi queste sono forme che possono essere considerate valide per concedere appunto autorizzazione al trattamento dei dati personali. La cosiddetta informativa, quindi abbastanza legata al concetto di consenso, c'è cioè l'informativa, cioè che è l'altro rovescio della medaglia, cioè io ti do un consenso come interessato sulla base dell'informativa che tu, titolare del trattamento, mi dai, cioè mi devi informare su come tratterai i miei dati, su cosa ci fai con questi miei dati. Allora io ti do o non ti do il consenso. Quindi il consenso è quella cosa che viene data dall'interessato al titolare del trattamento, l'informativa è quella cosa che dall'altro lato invece viene data dal titolare del trattamento all'interessato. E quella lì la dovete dare sempre, ok? Quindi non è come dire, un favore che stiamo facendo, una cortesia, è un obbligo giuridico. L'informativa sul trattamento dei dati personali, quindi, è il documento con il quale il titolare del trattamento, in forma scritta o orale, idem, vedete, informa il soggetto interessato circa le finalità e le modalità del trattamento medesimo. Quindi non solo le finalità, ma anche le modalità. Cosa ci faccio con questi dati e come lo faccio? Indubbiamente rappresenta lo strumento atto a legittimare e a rendere trasparente la raccolta e l'utilizzo dei dati personali. E qua c'è la fonte di questa mia definizione, che è il sito iusinitinere.it. Attenzione, l'informativa che è fornita agli utenti dal vivo è una cosa diversa rispetto all'informativa del sito web. Cioè, anche lì c'è molta confusione. Cioè, ieri, quando stavo preparando l'ultima parte delle slide, volevo farvi vedere degli esempi di informativa. E ho detto, vabbè, vado a vedere
alcune biblioteche che so che sono state seguite da colleghi bravi in materia di privacy e faccio vedere quell'informativa. Qual è il problema? Che sui siti web di queste biblioteche non si trova l'informativa, quella che viene data durante gli eventi, ad esempio, quando avete l'utente che viene in biblioteca e che si iscrive, perché quella viene data nella maggior parte dei casi su un modulo cartaceo, oppure viene affissa magari nei locali della biblioteca. Sul sito trovate l'informativa del sito, che è una cosa diversa, perché l'informativa del sito non attiene alle attività che vengono svolte nei locali della biblioteca, ma è relativa ai dati che vengono raccolti da coloro che navigano sul sito. Capite che sono due cose diverse, perché sul sito della mia biblioteca ci navigano n.000 persone che non c'entrano nulla con l'attività di prestito o di eventi organizzati nell'attività di biblioteca. E quindi anche utenti che passano su quel sito perché c'è, che ne so, il video di un evento che gli interessa e si sono arrivati da Google ingenuamente e senza sapere dove sono. E quindi sto raccogliendo quei dati, il sito della biblioteca raccoglie quei dati e quindi devo dare un'informativa, ma è relativa alla fruizione del sito. Le altre attività che vengono svolte invece più dal vivo nei locali della biblioteca sottostanno ad un'altra informativa, perché raccolgo dati diversi con finalità diverse. Capite la differenza? Quindi, esempio, ho usato l'esempio della MEM di Cagliari, la MEM, la Mediateca del Mediterraneo, che è un posto molto bello, non so se siete mai stati, di Cagliari perché, vabbè, il mio studio è il Rei, che vedete là in alto, ha due soci, non siamo uno studio associato, però dei membri di questa rete di professionisti che stanno a Cagliari e che hanno fatto un ottimo lavoro. Fanno sempre un ottimo lavoro in materia di privacy, ma con le biblioteche, soprattutto questa, avevano fatto un ottimo lavoro. Però vedete, se voi andate a cercare, allora, ecco, scusate, questa è l'informativa cartacea, quella che è lunga, sono due pagine, quindi non ci stava in una slide, ma tanto non è che possiamo stare qua a leggere l'intera informativa, sarebbe noioso. E poi, insomma, questo è un corso di formazione, non è una consulenza, quindi non è che vi devo dare più di tanto indicazioni di quel tipo. Questo però è un buon esempio e vedete, dice: ai sensi degli effetti dell'articolo 13 del regolamento, che è appunto l'articolo che stabilisce l'obbligo di fornire informativa e dice come va fatto, informiamo che il Comune di Cagliari tratta i dati personali da lei forniti, perché vedete, cioè non è la biblioteca, perché la biblioteca, la MEM, in realtà è una biblioteca civica, è una biblioteca del Comune di Cagliari, quindi l'ente che tratta i dati non è la biblioteca, perché in realtà non esiste nemmeno un ente biblioteca dal punto di vista giuridico, è il Comune di Cagliari, e penso che sia la stessa situazione in cui vi trovate, si trova buona parte di voi. Quindi il Comune di Cagliari tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati al fine dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Quindi vedete come subito si dice che questa attività non viene fatta per, non so, marketing, ma svolgimento dell'attività istituzionale di un comune, in questo caso di una biblioteca. Il Comune di Cagliari garantisce che il trattamento dei suoi dati si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alle riservatezze. Vabbè, questo è diciamo, un cappello introduttivo più filosofico che giuridico, però qua vedete questa parte dice: la presente informativa riguarda il trattamento dei dati personali, foto e video relativi all'esibizione e agli eventi della Mediateca del Mediterraneo e la loro successiva diffusione sui siti internet della MEM del Comune di Cagliari, nonché sui canali social degli enti stessi, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Trattandosi di riprese effettuate in occasione di un evento pubblico o nell'ambito dei compiti di interesse pubblico attribuiti all'ente, non è richiesto il suo consenso. Quindi non stiamo chiedendo il consenso, stiamo semplicemente dicendo che utilizziamo questi dati, stiamo dicendo all'utente che utilizziamo i suoi dati basandoci su, no, una base giuridica prevista dal GDPR, che è questa, la E, cioè il trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. Quindi capite il concetto, io semplicemente non sto chiedendo il consenso, ma sto dicendo all'utente che non ho bisogno del suo consenso perché sto sfruttando una delle sei basi giuridiche del GDPR, che è quella che vi sto evidenziando, però allo stesso tempo ti devo informare, cioè l'informativa è comunque sempre obbligatoria, quindi gli sto dicendo. E poi sotto, perché come vi ho detto questa è solamente la prima frase, cioè il primo paragrafo, ma sotto c'è tutta l'informativa con spiegato che cosa fa il Comune di Cagliari con quelle informazioni raccolte. Ok? Questa è quella che invece trovate sul sito. Cioè, se voi andate su,
cercate il sito web della MEM, della Mediateca del Mediterraneo di Cagliari, e poi andate in fondo, quindi siete sul sito della MEM, ma se poi andate in fondo dove c'è Privacy Policy, vi rimanda ad una pagina che è la pagina, la Privacy Policy generica del comune, di tutti i siti del comune di Cagliari, ok? Cioè di tutti i siti che sottostanno al dominio comune.cagliari.it, fra cui c'è anche quello della MEM, ok? E anche qui credo che sia in buona parte la situazione in cui siete voi. Là vedete che questa privacy policy è diversa da quell'altra, non è la stessa, quindi non vale fare, dice, ah, ma tanto abbiamo quella del sito, copia quella del sito e dalla agli utenti su un pezzo di carta e fagliela firmare, perché non funziona così. E vi assicuro che ci sono avvocati a cui l'ho visto fare. Quindi, e quindi niente, questa è, vabbè, anche qui c'è solamente la premessa. La presente informativa, vedete qua dice, la presente informativa descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti raccolti durante la navigazione del sito web. Non c'entra nulla con l'altra, cioè questi sono i dati raccolti dal sito, sul sito attraverso la navigazione, e quindi riguarda tutti coloro che, volenti, nolenti, consapevoli o meno, vengono, capitano su questo sito. E qua c'è tutto l'indice, vedete, su come è strutturata, che dice come è strutturata questa privacy policy, vedete tutti i vari paragrafi, la base giuridica, i tipi di dati trattati, i destinatari, le categorie di dati personali, la gestione dei dati e periodo di conservazione, i diritti dell'interessato, tutte le cose che normalmente dobbiamo comunicare in un'informativa, che oggi purtroppo non possiamo andare così a sviscerare nel dettaglio. Profilazione, un altro concetto fondamentale che vi riguarda meno, nel senso che la profilazione è un'attività che normalmente svolgono le aziende che fanno marketing, oppure le società che sviluppano siti web per sapere come navigate, cosa vi interessa di più. I social media fanno continuamente profilazione, cioè nel momento in cui io, no, vado a vedere le pagine di un calciatore, di un cantante, poi magicamente mi proporrà, mi farà vedere cose di altri cantanti che suonano un gruppo che suonano un genere musicale simile, o altri calciatori che hanno giocato in quella squadra, e via dicendo, perché io sto lasciando tracce di quello che io faccio in rete e quindi vengo profilato, no? Cioè i miei comportamenti vengono pian piano analizzati in modo tale da prevedere quello che potrò fare in futuro. Tema delicatissimo, perché appunto, cioè, poi è il rischio che ci troviamo in una sorta di bolla per cui non sappiamo più se quello che abbiamo scelto sul web è davvero perché ci interessava o perché ci è stato indotto dai comportamenti che erano stati precedentemente analizzati. Questione filosofica da cui magari non si esce. Però dal punto di vista del nostro corso cerchiamo semplicemente di capire che cos'è la profilazione. Qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi ad una persona fisica, ok? Ritorniamo a parlare di solamente persona fisica perché sono dati personali, è la definizione, una delle definizioni dell'articolo 4. In particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di questa persona fisica. Quindi tutta sta roba qua rientra nel più ampio concetto di profilazione. E perché ci interessa saperlo? Ripeto, anche se voi non siete, no, normalmente non siete interessati a farlo, però se voi avete una pagina Facebook o un canale YouTube della biblioteca, in realtà non la fate voi la profilazione, ma la sta facendo YouTube, quindi, o la sta facendo Facebook. Quindi se voi passate, se offrite i vostri servizi web online attraverso queste piattaforme, non siete voi a fare una profilazione, però in un certo modo costringete i vostri utenti a lasciarsi profilare attraverso quelle piattaforme. Bevo un po' d'acqua. Sarà l'acqua del rubinetto. Quindi, legato al concetto di profilazione c'è il concetto di cookies. Anche qua sui cookies ci serve da fare una lezione di un'ora, però giusto per sapere cosa sono, l'abbiamo in realtà già citati, eh? Sono quelle cose che si aprono, cioè l'avvertenza sui cookies è quel
quel footer che compare nei siti o quel tastino che compare a cui dobbiamo dire sì, siamo consapevoli che ci sono i cookies, non mi rompere le scatole e lasciami andare avanti, cioè perché questo è l'atteggiamento mentale in cui nella maggior parte dei casi ci troviamo. Quindi i cookies sono le informazioni immesse sul tuo browser quando visiti un sito web o utilizzi un social media con il tuo PC, smartphone o tablet, cioè quando noi navighiamo in realtà non stiamo solamente scaricando informazioni, cioè non stiamo vedendo solo quello che compare sullo schermo del browser, ma in realtà il browser acquisisce anche altre informazioni che sono metadati, sono nascoste, che servono poi al browser per farci navigare più velocemente, più, in modo più performante, ma anche in alcuni casi, se tra queste ci sono cookies di profilazione, anche per tracciare la nostra attività e quindi riconoscerci meglio e quindi appunto fare la profilazione. Ogni cookie contiene diversi dati, come ad esempio il nome del server da cui proviene, un identificatore numerico, l'indirizzo IP, a volte ci sono informazioni relative al tipo di computer, di sistema operativo che sto utilizzando, che sembra banale ma non è poco. I cookie possono rimanere nel sistema per la durata di una sessione, cioè quindi da quando mi connetto a quando mi sconnetto, oppure, lo vedete, cioè fino a che non si chiude il browser utilizzato per la navigazione sul web, oppure per periodi più lunghi e possono contenere un codice identificativo unico. Questa definizione lo tratta dal sito del Garante Privacy. Negli anni passati avrete notato che si è inasprita la normativa sui cookies, cioè fino a un po' di anni fa, prima del 2015, non ci comparivano tutte le volte che aprivamo un sito queste avvertenze. Però non è che prima i cookies non ci fossero, c'erano, è che semplicemente la normativa sui cookies era più blanda. Poi, sempre prima per effetto di una direttiva, poi per effetto di un provvedimento garante privacy, si è aumentato l'attenzione e si è detto che tutti i siti web devono, quando installano cookies, devono avvertire l'utente e dirgli anche di preciso quali cookies di terze parti, cioè nel momento in cui io mi porto, faccio l'embed di un video su YouTube nella mia pagina web, nel mio sito web, ho importato anche i suoi cookies e quindi questa cosa la devo comunicare agli utenti, sempre nell'ottica di una maggior trasparenza, di una massima trasparenza, di una massima informativa all'utente, cioè io devo comunicargli che sul mio sito web, navigando sul mio sito web, lui si porta in casa dei cookies. Poi che questi cookies facciano più o meno bene, che siano più o meno dannosi, lo valuterà colui che avrà voglia di aprire. Farei un sondaggio, se fossimo in un'aula, farei alzi la mano chi davvero ha mai aperto una volta l'avvertenza sui cookies, no? Perché poi c'è questo aspetto psicologico per cui tanto devi comunque andare avanti, no? Cioè, tanto se voglio vedere quell'informazione, se voglio vedere quell'articolo, quel sito web, anche se mi dicono ci sono dei cookies, io prima voglio vedere cosa c'è. Poi magari se ho tempo mi viene voglia di andare a leggere, ma poi nessuno lo fa, io lo faccio ma perché ho una, come dire, deformazione professionale oppure anche perversione, se volete passare il termine, e ogni tanto vado a leggere per vedere cosa, ma perché mi occupo di queste cose, ma credo che il 99,9% degli utenti accetta senza porsi la questione di cosa ci sia in quei cookies. Vabbè, lascio lo spunto.